Ciao a tutti, bentornati a casa mia. Oggi vi voglio presentare questa magnifica chitarra, una raro icona, creata dal liutaio Rosario Vasta. Rosario è un liutaio siciliano che ho conosciuto da qualche anno, che ormai si è trasferito qui a Torino. Le sue produzioni sono tutte magnifiche. Io per il tour del Sunshine Gospel Choir quest'anno ho scelto questa. Questa è una chitarra che ha già un po' di storia perché è stata utilizzata dal grande Alberto Rubatti nel tour di Lorenzo Fragola di quest'estate. Questo è un modello icona, che è una sorta di replica, se vogliamo anche per certi versi migliorata di, ovviamente, se guardate lo shape, tipo una Fender Telecaster, ma con un sacco di chicche in più. Innanzitutto paletta reverse con meccaniche vintage, fronte retro e paletta matched, quindi lo stesso colore del corpo, è tutto gold top, che è un colore bizzarro. Io in giro mi chiedono sempre di questa chitarra che cos'è, che cosa non è, da dove arriva. Sono tutti estremamente interessati perché questo colore, devo dire, che fa assolutamente colpo. Il corpo dello strumento è Swamp Ash, manico con la tastiera in palissandro, 21 tasti. Potenziometri CTS particolarissimi perché sono, non so se sono veramente dei bossoli di un Remington calibro 12 o se sono delle repliche, però molto cowboy style, diciamo. Selettore a tre vie, ponte tipo Bixby, ma in realtà è un Duesenberg, stile vintage, ideale per rockabilly e affini. I pickup sono forse l'aspetto più interessante. Sono dei TV Jones T90, quindi una sorta di P90, un pochino forse più brillanti, mantengono benissimo la brillantezza senza essere fastidiosi sulle note acute. E potete suonarci, come avete visto dal video iniziale, praticamente ogni genere che va dal country al pop, dal jazz all'hard rock. Ecco, questo strumento in particolare non è una chitarra per suonare i Meshuggah, ecco, quello magari no. Però tutto il resto veramente è alla sua portata. Ci suonate veramente di tutto. Vi faccio sentire qualche suono, coi puliti. Pick up al manico. Centrali, due pick up assieme. Pick up al ponte. Se chiudete i toni, ovviamente, col pick up al manico, potete tranquillamente suonare del jazz o della fusion. Se volete potete caricarla di effetti, adesso metto un po' di chorus e di delay e non perde assolutamente la definizione. Sentite come rimane chiara. Sui distorti, pick up al manico, tono un po' chiuso.
mettiamoci un fazzettino. Combinazione centrale. Ponte. Insomma, una chitarra fantastica. Io quello che vi consiglio è di andare a trovare Rosario in laboratorio. Ce ne sono tante altre, ne ho vista una stile Cabronita, sempre con i TV Jones, ma col ponte fisso. E poi c'è la sua serie più moderna, ma non vi svelo nulla. Se potete, andate via la Twill 31 a Torino. Insieme a lui troverete Emma Archimede, che costruisce gli amplificatori Archimede Amps, che sono fantastici anche quelli. Così potete provarle entrambi e potete provare tutta la gamma di chitarre di Rosario. Le mie considerazioni personali sono che la chitarra è costruita benissimo e rispetto ad altre chitarre di liuteria che ho provato ha un suo carattere forte, soprattutto questa. Si risuona tanto, fa venire voglia di suonare, ecco. È come se avesse una sua anima. È uno strumento costruito a regola d'arte, non è un assemblato, è costruita da zero, quindi tutto il manico, gli shape. Ovviamente se vi fate fare una chitarra da Rosario ve la può customizzare come più si confà alle vostre esigenze. Insomma, la chitarra è bella, loro sono bravi e simpatici, andate a trovarli e poi ditemi che cosa ne pensate. Sicuramente troverete qualcosa che potrà fare al caso vostro. Per oggi vi lascio e vi saluto, mi raccomando, se avete voglia iscrivetevi al canale qua sotto, accanto alla TV. Ci vediamo al prossimo video, come sempre, se non l'avete ancora fatto, a studiare!